Buonasera, e siamo alla quarta puntata di Stasera Niente di Nuovo. Quale sarà l'argomento di questa sera? Quale sarà il filo conduttore della nostra puntata? Vi vedo lì frementi, ansiosi, impazienti di saperlo. E lo so che è un po' chippo. Sorviene. Sì, Sorbianello, niente, ma scusi, io sono qui che cerco di creare un certo clima, una certa atmosfera, un certo clima di suspense, un minimo di interesse, e lei mi interrompe sul più bello. Sorbianello, io sono ispettore di studio, io rappresento la RAI. E con questo? La quale mi incarica di dire che in queste trasmissioni siamo sempre un po' troppo lunghi, per cui sarebbe opportuno che lei strignesse un po' di più e chiacchierasse un po' di meno. Ma lo sa che lei è incredibile nella sua villania, incredibile. Ma come mi viene a dire che chiacchiero troppo, che devo stringere? Ma lei è veramente matto. Ma non so io, è la direzione che mi incarica di dirglielo. Non solo, ma mi incarica di dire che i telespettatori da lei si aspettano più fatti e meno parole, capito? Cosa, mi si accusa anche di avere la logorrea adesso? Beh, questo non lo so, bisognerebbe che lo domandasse al dottore suo. Sì. Ma cosa ha capito? Logorrea, si dice che uno è logorroico quando parla molto, troppo, anche a sproposito le volte. Questo sì. Ma insomma, vuole andare via, ma vedi che poi lei fa tanti discorsi e poi mi fa perdere dei minuti preziosi, proprio lei che dice di stringere. Se ne vada, mi lascia solo. Vado, scusi. Sorbino, però, Sorbino, dico, mi raccomando, eh. E dagli, e vada via, che vedi, io dico, ogni volta si ripete questa cosa, che uno è pieno di entusiasmo, viene qua e poi tappete, interviene e ti fa venire nel mondo, ti smonta soprattutto, vabbè. Comunque, adesso che ci penso, in fondo questo intervento di quel povero mentecatto non è stato del tutto inutile, perché può aiutarmi a spiegarvi il tema della puntata, che è la violenza, sì signori, perché non esiste solo la violenza fisica, quella delle botte, le percosse, i delitti, ma esiste anche la violenza morale, che è più pericolosa perché è più subdola, più ingannevole. La violenza morale che è quella che ti fa, per esempio, la società, obbligandoti a vivere secondo determinati schemi. La violenza te la fa il potere, soprattutto con la sua sopraffazione, il suo abuso, i soprusi, la malversazione, la prevaricazione. E tutte queste cose qui, capito, uno è costretto a subirle stando zitto. In questo caso, per esempio, l'arroganza del potere si è manifestata proprio attraverso l'intervento di quello lì che rappresenta la RAI e mi obbliga a fare delle cose che sono contrarie alla mia volontà. Io sono molto preparato, modestamente, potrei parlare delle ore su questo argomento. Lei potrebbe, ma non può perché c'è un orario da rispettare. Ma mi vuole lasciare in pace? Abbia pazienza, Sorbene, c'è la sora Sandra che sta lì arrampicata sugli specchi, non ne può più. Vedete, uno è bersaglio continuo della violenza, sempre. Va bene, c'è mia moglie, allora io presento mia moglie, contento. Mia moglie. Sì. La mia compagna, la mia partner. La Sorbianè. Colei che... Bisogna che... Ma va al diavolo, vada! Andiamo bene. Signori, Sandra Mondai. Stasera